Contessa Amelia, abbiamo un piccolo problema tecnico per cui faremo uno scalo temporaneo nel Maine per eseguire un controllo prima di riprendere il nostro viaggio per Vollen. Quanto dobbiamo aspettare? Il comandante ha detto all'incirca un paio di ore. Prima arriviamo a casa e meglio è. Credo che mi sdraierò per un po'. Vorrei non essere disturbata. Certamente, principessa. Andrò al terminal a parlare con qualche responsabile. A quanto pare c'è una tempesta di neve in arrivo. Voglio assicurarmi che potremo andarcene al più presto. Se ha bisogno di qualcosa mentre è qui, me lo faccia sapere. Grazie, Marcel. Salve! C'è qualcuno? Ehi, Sophie, sono a casa. Ciao, papà. Sei pronta? Andiamo a tagliare l'albero di Natale? Certo. C'è una tempesta di neve in arrivo, dobbiamo sbrigarci. Wow, possiamo fare una sorpresa alla nonna. Se andiamo adesso, potremo prendere il migliore. D'accordo. Facciamolo. Allora, com'è andata a cavallo? Benissimo. Posso dire che a Danteo sono mancata molto. Sai, papà, se avessi un cavallo tutto mio, lui e Anteo potrebbero essere migliori amici come me e Libby. Beh, ne parlerò con Babbo Natale, anche se non sono sicuro che un cavallo possa entrare nel camino. Forza, andiamo. Ah, ecco chi c'era. Vieni qui. Vieni. Come ti chiami? Tempesta. Sembra un nome molto appropriato. Tempesta, ti sei fatto una nuova amica? Grazie per averlo fermato. Questo tipetto a volte fa di testa sua nelle passeggiate e io non sono più arzillo come una volta. Non è così, piccolo? Felice di averla aiutata. Immagino che con la campanella sia più facile trovarlo. Che strano. Avrei giurato che il suono fosse più forte. Beh, per fortuna quel suono arriva molto lontano. Tempesta non ha un naso colorato, quindi abbiamo scelto la cosa migliore. Forse hai sentito le campanelle della slitta di Babbo Natale. Sì, forse è così. Tempesta. Allora, cosa ti porta fuori al freddo in una serata come questa? Insomma, vestita in quel modo. Sono uscita dall'aereo per prendere un po' d'aria mentre fanno le riparazioni. Sì, l'ho visto mentre camminavo e mi chiedevo chi potrebbe volare con una tempesta di neve in arrivo. Mi chiamo Fred Darley e lui naturalmente è Tempesta. Soffre gli inverni, ma ama scorrazzare nella nostra fattoria di alberi di Natale. Ha una fattoria di alberi di Natale? Sì, poco lontano da qui. È mia e di mia moglie. Io la gestisco e lei si occupa del negozietto di Natale. Beh, è meraviglioso. Vorrei visitarla. Adoro i negozietti di Natale. Perché non viene a dare un'occhiata? Mi piacerebbe molto, ma ci fermiamo qui solo per un'ora o due. Oh, ci vogliono pochi minuti ad arrivare e potrei riportarti indietro al massimo fra mezz'ora. Mezz'ora? Sembra fantastico. Perché rinunciare? È lo spirito giusto. Forza, Tempesta, diamo a questa signora del sidro di Natale. Andiamo. Sembra che tutta la città abbia avuto la stessa idea. Forse per evitare la tempesta. Allora faremo meglio a sbrigarci? Già. Guarda, ci sono Libby e i suoi genitori. Trova un buon albero e io ti raggiungo con la sega, ok? Okay? Libby, mi aiuti a scegliere l'albero? Sì, vediamo chi fa prima. Ehi, Sam. Ciao, Brock. Melanie. Grazie per aver invitato Sophie a fare equitazione. Le manca molto fare lezione con il suo istruttore. No, è stato un piacere. È sempre la benvenuta, lo sai. Sophie sembra molto felice. Sì, lo è davvero, soprattutto considerando che non abbiamo fatto l'albero l'anno scorso. Comunque, è bello vederti di nuovo con lo spirito natalizio. Faccio del mio meglio. Sentiamo davvero molto la vostra mancanza.
Mia madre è felice di avere Sophie a casa sua, ma spero di trasferirmi presto a casa mia. Quest'anno sono io a organizzare la festa della vigilia di Natale. Tu e Sophie verrete? Beh, vedremo. Beh, forse è meglio che vada. Ci vediamo. Scusami, non ti avevo vista. Ecco. Papà, ho trovato un albero. È bello grosso. È maestoso. Maestoso, eh? Sì, e dobbiamo prenderlo prima che lo faccia qualcun altro. Sbrigati, è l'albero migliore. Ok, va bene. Arrivo subito. Sicura di stare bene? Sì, sto bene, grazie. Sì. Ciao. Posso aiutarla? Sì, per favore. Speravo che mi aiutasse a trovare il mio aereo. Non ne vedo nessuno lì fuori. Mi dispiace, tutti i voli sono stati cancellati. Oh, non il mio. È un jet privato. So di sembrare strana, sono uscita mentre facevano le riparazioni. D'accordo, senta, e c'è qualcun altro a bordo che può contattare? No, io ho lasciato il mio telefono a bordo. Non posso contattarli. La prego, dovrebbe averlo visto. È atterrato circa 2 ore fa. È un aereo diplomatico da Vollen. Oh, quell'aereo. Sì, sì, l'ho visto. Grazie al cielo. Dove si trova? L'aereo è decollato circa 1 ora fa. Cosa? No, non può essere il mio aereo. Non partirebbe senza di me. A meno che... Oh, no. Devono aver pensato che fossi a bordo. Devono tornare subito. Può contattarli via radio? No, no, la tempesta interferisce sui segnali e temo che l'aeroporto stia chiudendo. C'è una grossa tempesta di neve in arrivo e forse chiuderà l'intero Maine. Cosa? Non si preoccupi, dovrebbe durare un paio di giorni. Un paio di giorni? No, 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 no. Io devo tornare a casa mia. Senta, in questo momento non so davvero come aiutarla. Ma, no, io... Va bene, va bene, va bene. Non si preoccupi, possiamo aiutarla. Eccomi! Ciao, nonna! Lei è la mia nipotina Sophie. Ciao, Sophie. Ciao, ci siamo viste alla fattoria degli alberi di Natale. È vero? Ho scelto l'albero più bello e mio padre lo ha tagliato. Ed è quasi finito su di lui mentre cadeva. E poi lui si è arrabbiato molto. Non mi sono arrabbiato molto, ho solo borbottato. Ciao. Buonasera. Papà, lei è Amelia. Starà qui con noi per un po' di tempo. Finché la tempesta non sarà passata e potrà tornare a casa. Ah, e così? Sono rimasta bloccata all'aeroporto e tua madre è stata così gentile da ospitarmi per la notte. Davvero? E dov'è mia madre adesso? Le presentazioni sono state fatte. Mm-hmm. Hai offerto da bere alla nostra ospite? Ecco, io non l'ho fatto. Oh, sto bene così, grazie. E tu che mi dici? Ti ha fatto mangiare o aspettava che mangiassi da sola? Abbiamo preso la pizza. Possiamo decorare l'albero? No, l'albero deve asciugarsi in garage. Inoltre, è ora di dormire. Papà ha ragione. Forza, è il momento di un bagno caldo prima di andare a letto. Dà la buonanotte ad Amelia. Buonanotte, Amelia. Buonanotte, Sophie. Buonanotte, tesoro. È stato molto generoso da parte di Annie invitarmi a restare. Sì, lei è generosa fino all'eccesso. Beh, non intendo restare a lungo. Sai, non dipende da te. La tempesta pare sia molto forte. Oh, no. Spero di no. Il mio popolo sarà molto preoccupato. Il tuo popolo? Chi è il tuo popolo? Intendevo dire la mia famiglia. Soprattutto con il Natale che si sta avvicinando. Capisco. Allora, come sei rimasta bloccata? Il mio aereo è decollato senza di me. Hai perso il volo, eh? No, credevano che fossi a bordo, nel mio alloggio privato. Alloggio privato? Wow, te la passi molto bene. Scusa, devi essere affamata. Hai mangiato? No, no, dopo la sosta a New York. Vivi a New York? No. Ero lì per fare un discorso per una causa filantropica della mia famiglia. Ah. Oh, è stato spaventoso. Non sono molto brava a parlare in pubblico. Beh, se hai fame, c'è un avanzo di pizza. Non l'ho mai mangiata.
Non hai mai mangiato la pizza? Non ho mai mangiato la pizza avanzata. Ah. La mangiamo fredda? Ok. Sento che mi stai prendendo in giro. Da dove hai detto che vieni? Non l'ho detto. Mi piacerebbe sapere da dove possa venire una donna che tiene discorsi filantropici e non ha mai mangiato una pizza avanzata. Bollen. Il paese di Bollen. In Europa orientale. E comunque sì, in effetti, mi piacerebbe provare la pizza avanzata fredda. Allora, ti servirò io. Vorrebbe una forchetta e un coltello, madame, o la mangerà alla maniera americana, con le mani? Me la caverò. Vuoi una soda da bere? Sei il giusto abbinamento. Quello che bevo io. Allora andrà bene. Salute. Salute. Benvenuta a Tucker. Combinando, birboncella. Oh, niente, nonna. Stai dando fastidio alla nostra ospite? Lasciala dormire. Ma lei è già sveglia. Oh, e tu come lo sai? Si può sapere? Perché l'ha svegliata? Buongiorno. Buongiorno, Amelia. Scusa se Sophie ti ha disturbata. Nessun disturbo. Credevo che fosse un elfo di Natale alla mia porta. Spero che tu abbia dormito bene. Oh, sì. Benissimo, grazie. Notizie dall'aeroporto? Purtroppo i telefoni sono fuori uso. Ma speriamo non troppo a lungo. Che ne dici di fare colazione? Certo, ma prima devo vestirmi. No, cara, stai bene. In questo modo? Sono impresentabile. Non farai molte presentazioni da queste parti. C'è una vestaglia in bagno se questo ti fa sentire più regale. Ti aspettiamo di sotto. Buongiorno, signore. Buongiorno, papà. Spero davvero che Sophie ti stia mostrando l'ospitalità del New England. Sì, è così. Sei molto bella. Grazie. Anche tu sei molto bella. Grazie. Ma papà dice che la bellezza non conta. Non è esattamente quello che ho detto. Sì, invece, che essere bella non è importante. È ciò che sta qui che conta. Stavo facendo delle considerazioni mentre facevi i compiti di matematica. Accidenti, che tempesta ieri notte. E ce n'è una più grande in arrivo. Oh no, devo mettermi in contatto con la mia famiglia. L'aereo sarà atterrato e avranno scoperto che non ci sono. Scopriranno cos'è successo e torneranno presto. No, tu non puoi comprendere. Questo può provocare uno stato di emergenza. Questa tempesta è uno stato d'emergenza. Andrà tutto bene, cara. Sono sicura che troveremo un modo per contattarli presto. Facciamo così. Quando arrivo in città vedo cosa possiamo fare. Vai in città con questa tormenta. Ho lo spazzaneve sul pick-up e ho molte cose da fare prima di Natale. Ok, e la casa? Come procedono i lavori? A rilento. Bene, fa la brava con la nonna e se si è asciugato bene stasera mettiamo le luci sull'albero. Ho appena sentito alla radio che la tempesta ha messo fuori uso le linee telefoniche e i ripetitori in tutto il New England. Mi dispiace tanto, Amelia. Sembra che per adesso siamo davvero bloccati. Capisco. Lo so, e mi dispiace anche del comportamento di Sam di questa mattina. Sembra che io non gli piaccia molto. Oh, no, non si tratta di te, cara. No, è che sono le festività a metterlo in difficoltà. Le festività? Sì, gli ricordano Cara, la madre di Sophie. L'abbiamo persa 2 anni fa in questo periodo. Un incidente stradale. E più si avvicina il Natale, più è dura per lui. È molto triste. Sì, infatti. E anche la casa non lo aiuta. La casa? Sì, la loro casa. Era quasi finita la ristrutturazione quando è accaduto. Si erano trasferiti da me temporaneamente, ma
dopo l'incidente. Beh, le cose sono cambiate. Non l'ha ancora finita. Mi dispiace davvero molto. No, non c'è niente di cui essere dispiaciuta. È stata una vera benedizione averle qui con me. È soltanto che le festività sono ancora una sfida per lui. Ragione in più per non imporvi la mia presenza così vicino a Natale. No, nessuna imposizione, assolutamente no. È molto bello averti qui e Sophie si è presa una bella cotta per te. Ti sto dicendo questo affinché tu non te la prenda se lui a volte è un po' rude. Ti ringrazio. Sei stata così gentile e ospitale. No, non ci devi pensare. È Natale, giusto? Insomma, se non fosse stato per l'ospitalità di qualcuno, non avremmo avuto la storia del Natale che conosciamo, non è così? Suppongo di sì. Esatto. Ha smesso di nevicare? Sembra di sì. Possiamo uscire se vuoi. Non credo che sia una buona idea. Perché no? Possiamo fare un pupazzo di neve. Beh, il protocollo è molto rigido per ciò che riguarda le uscite in pubblico. Voglio dire, mio padre è sempre molto preoccupato della mia sicurezza personale. Sì, anche mio padre. Non mi lascia andare da sola in città. Non posso nemmeno avere un cellulare. Sembra severo, come mio padre. Raramente riesco a fare ciò che voglio. Forza, va pure. Resterò qui in casa a guardarti. Ma staremo qui in giardino. Non ho ancora fatto un pupazzo quest'anno. Sarà divertente. D'accordo. Perché no? Adoro fare i pupazzi di neve. Grandioso! Ma temo però di non avere i vestiti appropriati. Nessun problema. Ne abbiamo tonnellate in soffitta. Oh. Gioco a travestirmi qui. Ci vieni spesso? Non molto, di più quando ero piccola, prima che mamma... Mi dispiace moltissimo per tua madre. Anche lei era bella? Sì, ho visto una sua fotografia. Ora è in cielo con gli angeli. Sì, è lì. E tuo padre ha questo piccolo angelo che si prende cura di lui. Tieni, dovrebbe andarti bene. Oh, è bellissimo. Era di mia madre. Il blu era il suo colore preferito. Anche a me piace il blu. Ah, cosa sono questi? Oh, quelli sono di nonna. Di quando era ragazza. Era una ballerina. Questo è il mio preferito. È bellissimo. Sì, lo è. So qualcosa su come vestire una principessa. Potrei acconciarti i capelli. Lo faresti? Mm-hmm. Sei bellissima. Grazie. Si fa così. Voltati. Più in basso. E le mani devi metterle così. Perfetto. Bravissima. Adesso sei pronta per il gran ballo di Natale. Ehi, è il pupazzo di neve. Dobbiamo farlo prima che diventi buio. Giusto. Scappa, scappa! Sam? Meglio che scappiate. Corri, Sophie! Ora vi sistemo per le feste. Ora ti prendo, vieni qui. Hai visto il nostro pupazzo di neve? Wow, è stupendo. Amelia mi ha aiutata. Sophie ha fatto quasi tutto il lavoro. Avvicinati a lui, credo sia alto quanto te. Ah, non lo so, credo di essere un po' più alto. Non proprio. Ecco, così. Com'è adesso? Beh, sicuramente sta più caldo. Oh, e con questa starà ancora meglio. Oh. Ecco fatto. Un tocco di classe, direi. Sì. Bene. È perfetto.
Allora, che ne pensate? Entriamo per la cena? Magari più tardi inforniamo qualche biscotto. Sì, biscotti di Natale! Un secondo, Sophie, devo fare il piano di biscotti. Oh, eccoti qui. Ci chiedevamo dove fossi. Inizio prima che mia madre prenda il comando. Fortunatamente tua figlia Sophie riesce a tenerla occupata. Pensi che io possa... Fa pure. Niente, eh? No, ed è passato un giorno. Non c'è bisogno di farlo. Ti prego, sono tua ospite. È il minimo che possa fare. Beh, anche i ripetitori sono fuori uso. Cittadina del Maine, inverni rigidi, ci si abitua a queste cose, ma so che non è una consolazione. No. E se conoscessi mio padre, sapresti perché. Lui è abituato ad avere il controllo. Ma anche tu, immagino. Che cosa vorresti dire? Una donna con un jet privato che può portarti via quando vuoi. C'è molta libertà in questo. È che non è esattamente così per me. Ho poca libertà di fare ciò che voglio. La mia vita è molto programmata. Scusa, pensavo solo che... Sì, l'hai pensato. Ma è totalmente comprensibile. Molte persone pensano che la mia vita sia perfetta, ma a volte vorrei davvero che fosse ordinaria. Allora ti trovi nel posto giusto. Tucker è quanto di più ordinario possa esistere. Sì, ma è carina. Vorrei soltanto essere qui in circostanze diverse. Io odio imporre la mia presenza con il Natale in arrivo. Non c'è bisogno di scusarti, davvero. Inoltre, Sophie chiaramente adora averti qui. È una ragazzina adorabile. Sophie ha davvero lo spirito giusto. Sì, in realtà sono molto fortunato, già. Ha preso tutto da sua madre. E fortunatamente niente da me. Annie mi ha raccontato di tua moglie. So che le festività non sono facili per te. No, ma sono passati quasi 2 anni. Non è poi così tanto tempo. Lo è abbastanza. In verità devo ringraziarti per avermi aiutato a capirlo. Quando ti ho vista con quella giacca e il cappello, per un secondo ho pensato che fossi lei. È per questo che mi hai guardata in quel modo? Li indossava in inverno. Poi ho visto Sophie ridere, tu che la rincorrevi, e ho... Mi dispiace di averti turbato. No, no, non l'hai fatto. In realtà mi hai fatto capire che devo riportare Sophie a casa il prima possibile. Nella casa ristrutturata? Sì. È il momento di tornarci. È una bella cosa. Direi che allora siamo in due a cercare di tornare a casa il prima possibile. Direi di sì. Guarda, Amelia, la neve ha ricoperto il nostro pupazzo. Oh, mamma mia, incredibile! Si vedono solo cappella e sciarpa. Vedo che l'albero di Natale non è più in garage. È maestoso. Sì, alla fine si è asciugato. Papà lo ha portato stamattina prima di uscire. Non vorrei criticare l'operato di tuo padre, ma sembra che l'albero sia un po' storto. Hai ragione, è storto. Possiamo sistemarlo? Oh, certo, è facile. Papà mi ha insegnato un trucchetto. È una tecnica segreta che si tramanda nella nostra famiglia da generazioni. Sono curiosa di conoscerla. Vediamo. Ta-da! Buongiorno, non voglio rovinare questa bella atmosfera felice, ma purtroppo i telefoni sono ancora fuori uso. Però ho una bella notizia. Quale notizia? Sam è andato all'aeroporto per sapere se avevano avvisato il tuo aereo. Davvero? Sì, e hanno confermato di averlo fatto. Quindi la tua famiglia sa che sei al sicuro. È una bellissima notizia. Ma l'aeroporto resta chiuso, quindi per adesso non c'è molto che possiamo fare. Capisco. Nel frattempo direi di goderci la giornata. Allora, chi vuole i pancake speciali di Natale? Pancake di Natale? Sì. Con le praline? Sì! Io ti sto! Ehi, guardate qui. Il piccolo tamburino. Oh, è adorabile. Lo appenderò sull'albero. Ok.
Scusami, potresti prendermi la noce moscata nel pensile? Grazie. Noce moscata? Che aspetto ha esattamente? Oh, santi numi! Beh, ha l'aspetto della noce moscata. Ah. Non te ne intendi molto di cucina, vero? A dire il vero la vedo di rado alla cucina. Oh, beh, forse vuoi che ti insegni qualche ricetta? Certamente. Ok, bene. Prendimi una padella grande che è lì in basso. Tu sai che aspetto ha una padella, vero? Credo di poterla trovare. Ok, grazie. Mettila lì sul fornello e poi aggiungi il latte alla farina. Devi usare questa. Nonna. Dimmi, cara. Voglio prendere le decorazioni che abbiamo a casa. Lo so, tesoro. Tuo padre è andato in città, quindi devi chiederlo a lui quando torna, ok? Ma sto finendo di addobbare l'albero e voglio appendere le mie decorazioni con la foto di mamma. Capisco, tesoro. Ti capisco davvero. Quant'è lontana la casa? È raggiungibile a piedi? Non è molto lontana, sono solo poche traverse, ma non è facile con questo tempo. Potrei andare a prendere le decorazioni mentre prepari la colazione. Oh, no, davvero? Non... Lo faresti davvero? Potrei venire con te? No, no, non puoi. Affonderesti nella neve fino alla vita. Posso farcela. Datemi tutte le indicazioni. Male per una principessa. Scusami, pensavo fossi Annie quando ti ho vista entrare. Un attimo, tu chi sei esattamente? Non sono una ladruncola. Non preoccuparti, sono qui per prendere le decorazioni. Sono ospite dei Cutler. Oh, sei la persona che è rimasta bloccata in aeroporto. Sì, purtroppo. Mi dispiace. Sam lo ha detto a mio marito, loro sono molto amici. Io sono Melanie, viviamo nella casa accanto. Oh, piacere di conoscerti, sono la sono Amelia. Piacere di conoscerti, Amelia. Beh, io devo prendere le decorazioni e tornare da Annie, sta preparando la colazione. D'accordo, beh, ti auguro un buon soggiorno a Tucker. Grazie, è stato un piacere conoscerti. D'accordo, Sophie, esci fuori. Sam! Ma che... Non ridere di me. Cosa ci fai tu qui sotto? Sembra che tu abbia fatto la lotta con un albero di Natale e abbia perso. Ho avuto paura. Non mi aspettavo che arrivasse qualcuno e ho sentito dei passi. Beh, non dovresti ficcare il naso in casa ad altri. Non stavo ficcando il naso. Ah, no? Che cosa stavi facendo? Stavo cercando le decorazioni di Sophie.
Aspetta, come sei venuta qui? Ho camminato. Nella tempesta di neve? Sì, e non è stato facile. Deve essere stata un'avventura per te. Sì. Sei stata carina. Beh, Sophie era preoccupata di non avere in tempo le decorazioni per addobbare l'albero. Beh, ecco, la verità è che mi hai soltanto preceduto. Sono venuto qui a prenderle. Davvero? Già, e anche per continuare qualche lavoretto. Oh, bene, sono felice di sentirtelo dire. Vieni, ti faccio vedere. Ecco, questo è il soggiorno. È meglio che non sia venuta Sophie. Non voglio che veda la casa ancora così. Perché sa che la stai ristrutturando? È proprio questo il punto. Crede che la stia ristrutturando. La verità è che l'ho evitato. Beh, sembra che ora tu non voglia più evitarlo. Già, immagino di no. Manterrai il mio segreto? Sì, lo manterrò. Fantastico. Allora io manterrò il tuo. Che vuoi dire? Beh, sai, una donna come te, di stile e affascinante, sarebbe ridicola, piena di decorazioni. Guarda, nonna. Oh, che carino. Grazie. Oh, eccoti finalmente. Iniziavo a preoccuparmi per te. Oh, Sam, cosa ci fai a casa? Indovinate chi si nascondeva nel mio seminterrato stamattina. Nascondeva? Mi ha spaventata a morte. Credevo che fosse un ladruncolo. Io sarei il ladruncolo. Ma guardate cosa ho trovato. Le nostre decorazioni! L'hai fatta tu? È bellissima. Sì, io. Hai molto talento. Grazie. Ora possiamo addobbare l'albero? Ma sono solo le 10. Beh, adesso è notte dove vive Amelia. Ha ragione. E sai un'altra cosa, Sam? Visto come lavori e la tua bravura nelle costruzioni, sicuramente impiegherai un bel po' di tempo a decorare l'albero di Natale. Ok, la cioccolata calda è pronta. Oh, grazie, Annie. Di nulla, cara. Guarda, nonna. Dove l'hai trovato? L'ho fatto quando non ero tanto più grande di te. Davvero? Mm-hmm. È bellissimo. Adoro come realizzate le decorazioni per l'albero di Natale. È sempre stata una tradizione della famiglia Cutler fare qualcosa di nuovo ogni anno, vero? Mi piacerebbe che fosse così anche nella mia famiglia. Com'è il Natale a casa tua? Un po' formale. Niente risveglio in pigiama con i regali sotto l'albero? No. I regali nella mia famiglia non si aprono fino alla cena di Natale. Devi aspettare tutto il giorno prima di poterli aprire. Sì. E poi a turno si aprono i regali uno alla volta. Sì, non è poi così diverso. Facciamo la stessa cosa. Glielo ripetevo sempre quando era un bambino. Devi aspettare il tuo turno. E le tradizioni di Natale? E il tuo paese ha qualcosa di unico? Beh, ad esempio c'è una cosa che fanno tutti a Natale. E cos'è? Ok, ve la mostro. Hai altri nastri come questo? Oh, se ho i nastri, ne ho 8 tonnellate. Vanno bene? Grazie. Nel mio paese, ogni membro della famiglia prende un nastro e lega un fiocco su un ramo dell'albero, in questo modo, prima di Natale. Mentre lo fai, devi esprimere un desiderio. Su ciò che vuoi per Natale? Sì, ma non per te stessa. Esprimi un desiderio per qualcun altro che speri sia veri. Potrei farlo anch'io? Certo, tutti possono. Tieni. Grazie. So che cosa chiederò. Poi il giorno di Natale tiri il nastro per sciogliere il fiocco affinché il tuo desiderio si avveri. È forte. Sì, suppongo che lo sia. Sam, ti va di esprimere un desiderio? Ah, non lo so. Anzi, conosco qualcuno che farebbe buon uso di un desiderio esaudito. Ok. Perfetto. È bello, non è vero? Avevo dimenticato quanto fosse speciale addobbare un albero. Ecco, veramente è il mio primo albero. Il tuo primo albero?
Credevo avessi detto... Il primo che ho aiutato ad addobbare completamente. Non lo decori insieme alla tua famiglia? Naturalmente, ma nella nostra casa è lo staff a fare il grosso del lavoro. Ah. Lasciano che qualche decorazione venga messa dai membri della famiglia, ma non è la stessa cosa. No, immagino non lo sia. Sophie è a letto? Sì. Sì, lei, per quanto era eccitata, è crollata. È stato emozionante, non è vero? Già. È proprio quello che mi manca a casa mia. Insomma, non può essere tanto diverso. Oh, credimi, lo è. E lo è da quando ero solo una ragazzina. Sono sicuro che la tua vita non era troppo diversa da quella di Sophie. Abbastanza diversa. Quindi non sei mai andata a scuola? Non avevi amici? Appuntamenti? Beh, da bambina ho avuto un istitutore privato, quindi non avevo molte opportunità di fare amicizia. E per gli appuntamenti... La verità è che non credo di aver mai avuto qualcosa che si avvicini a ciò che definite appuntamento. Tu mi prendi in giro. Non sei mai uscita con un ragazzo. C'è stato qualcuno che ha mostrato interesse. Mi è capitato di ballare agli eventi sociali e alle riunioni di famiglia, ma sempre sotto la stretta sorveglianza di mio padre. Wow! È così severo. Sembra quasi un tiranno. Oh no, non è un tiranno. In realtà è piuttosto democratico. Volevo solo non dire... Non importa. Non posso cambiare le cose. Lo faresti? Se potessi? Se lo farei. Sì, se potessi stare qui e avere la libertà di fare ciò che vuoi. Se lascerei la mia famiglia e la mia casa. Sì. Ipoteticamente, è ovvio. Non potrei immaginarlo neanche ipoteticamente. Per me non si tratta di voler fuggire. Ho solo bisogno di trovare la mia voce, la mia felicità insieme ad essa. La mia casa significa tutto per me. Già. Anche per me. Beh. Buonanotte, Amelia. Buonanotte. Immagina cosa direbbe il re se ti vedesse indossare i jeans. Sono Marcel. Marcel, sono io. Principessa Amelia. Oh, che bello sentire la sua voce. Eravamo così preoccupati per lei. Sta bene? Sì, sì, sto bene. Abbiamo ricevuto notizie dall'aeroporto che stava bene, ma a quanto pare c'è la tempesta del secolo nel New England. I telefoni sono fuori servizio e non siamo riusciti a metterci in contatto con lei. Marcel, calmati. Sto bene. Sono ospite di una famiglia deliziosa, i Cutler. Sono al sicuro. Beh, devo dire che il palazzo è un po' in subbuglio dalla sua scomparsa. Come l'ha presa mio padre? Sua maestà è... dispiaciuto, per usare un eufemismo. Me lo aspettavo, ovviamente. Beh... Digli che sto bene e che di sicuro sarò a casa per Natale. Verrete a prendermi, vero? Voglio essere a casa per Natale. Naturalmente, principessa. Il jet reale è pronto per volare non appena l'aeroporto riaprirà. D'accordo, grazie. Presto il suo tempo passato in quella cittadina sarà soltanto un ricordo. È carino. Grazie. Bene, guardate chi ha deciso di unirsi a noi. Buongiorno, bella addormentata. È così tanto tardi? Sono le 10 passate. E abbiamo già fatto colazione. Davvero? E cosa stai facendo adesso? Progetto il regalo per papà. Oh, e che genere di regalo? Beh, voglio dipingere un bel quadretto. E poi realizzerò una cornice natalizia. Nonna dice che il tempo migliorerà, così possiamo andare al mercatino di Natale. Mi sembra una bellissima idea. Sì, speriamo soltanto che la strada venga pulita. Vuoi aiutarmi a finire il regalo? D'accordo, mi piacerebbe. Dov'è Sam stamattina? È uscito presto, ansioso di lavorare alla casa. Davvero? Sì,
Non lo vedevo così allegro da molto tempo. È corso via senza prendere il pranzo. Accidenti. Forse potresti portarglielo tu più tardi. Sì, forse. Buone notizie. Sono riuscita a chiamare a casa. Oh, è meraviglioso, cara. Stanno solo aspettando notizie dall'aeroporto. Ok, non ho notizie da quel fronte, quindi le chiederemo quando andremo in città. A proposito di città, nonna, possiamo andare alla festa della vigilia quest'anno? Libby ha detto che la organizza sua madre e possiamo dare una mano. Non lo so, cara, non sono sicura che tuo padre ne abbia voglia. Ma lui amava molto andarci e ci divertivamo sempre un sacco. Almeno quando... Sì, lo so. Lo so, tesoro. Mi è venuta un'idea. Perché non gli fai una sorpresa? Sì. No. Facciamogli una sorpresa. No, Sam non ama le sorprese. Ma questa sarà speciale. Potremmo aiutare con gli addobbi e vestirci bene. E Amelia potrebbe aiutarci. Senti, prima di metterti in testa qualcosa, penso sia meglio parlarne con tuo padre, ok? Oh, ma una sorpresa sarebbe molto più divertente. Inoltre... Non può dire sempre di no. Ok, lascia che ci pensi. Nel frattempo va a metterti qualcosa di pesante per andare a fare shopping. Se le orecchie non mi ingannano, Harold sta passando con lo spazzaneve proprio adesso. Andiamo. Allora, Sam, come sta la tua ospite? Amelia? Sta bene. Sophie impazzisce per lei. Già. E tu? Comincia a piacermi. Melanie dice che lei è molto attraente. Sì, lo è. Anche se proviene da una ricca famiglia e vive dall'altra parte del mondo. E allora? Allora, non c'è nessuna speranza che possa esserci qualcosa tra di noi. Se è questo che pensavi. Perché no? È qui solo per puro caso. Quando la tempesta sarà passata, se ne andrà. Non sembra un puro caso. Insomma, qualcosa ti ha spinto a voler finire la casa. Ed è arrivata davvero dal nulla. È letteralmente caduta dalle nuvole. Ah, resta con i piedi per terra o ti accadrà di sentire suonare le campanelle. Non credi nei miracoli di Natale? Finire questa casa per Sophie per Natale, questo sì che è un miracolo. Mi sembra giusto. Nonna, posso fare una foto con Babbo Natale? Sì, certo. Ma sembra che il Polo Nord stamattina non sia ancora aperto al pubblico. Va bene. Allora possiamo andare a prendere una sciarpa per papà. Sarà un altro regalo. Va bene, un'ultima sosta e poi una foto con Babbo Natale e poi a pranzo. Posso aspettare qui e tenervi il posto? Oh, lo faresti, cara. Ci metteremo solo un minuto. Ok. Sì. D'accordo, non andare in giro. Sai che succede quando lo fai. Resterò qui. Posso aiutarti? Oh, io... Ti dispiace? Il trono. Il mio trono. Oh, mi scusi, mi ha ricordato casa. Il signor Harley? È lei? Ti prego, chiamami Fred. O forse Babbo Natale, non vogliamo confondere i bambini. Sembravi a tuo agio seduta lì. Sei per caso una regina? Tua moglie sa che lavori come Babbo Natale? Immagino voglia che tu faccia delle foto alla fattoria. Sara è una donna molto comprensiva. Sa che faccio questo in città? Beh, ovunque io sia richiesto. Sembri molto indaffarato. Rispetto a chi visita ogni casa del mondo a Natale, non tanto. Immagino di sì. Beh, allora ti lascio tornare al lavoro. Oh, resta qui, così puoi ascoltare il mio discorso. Il discorso? Potrei avere qualche consiglio? Non sono brava a parlare in pubblico. Oh, beh... Ho un trucco molto semplice, che però funziona sempre, non solo per parlare in pubblico, ma anche in altri ambiti. Adesso sono curiosa. Qual è questo trucco? Parlare col cuore. Finché sarai sincera con ciò che senti qui, andrà tutto bene. Grazie, Babbo Natale. Lo prenderò a cuore. Bene. Oh, 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 oh! Buon Natale, ragazzi e ragazze! Mi dispiace per il brutto tempo che avete avuto di recente. Credo di essermi portato dietro un po' del Polo Nord. Ma io so
che ognuno di voi avrà un Natale meraviglioso e magico, come ogni bambino qui presente. Venite da me, ditemi quali sono i vostri desideri e proverò a farli avverare. Quello che dovete fare è trovare l'elfo di Babbo Natale, mettervi dietro di lui, poi verrete qui e mi direte i vostri desideri, d'accordo? Oh, 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 oh. Entra pure. Sei tu, Brock? No, sono Amelia. Amelia, non ti aspettavo qui. Annie mi ha accompagnata, ha pensato che volessi qualcosa per pranzo. Ah, sei stata carina a portarmelo. Dov'è mia madre ora? Ha portato Sophie a vedere Libby. Bene. Ha detto che le hai detto di non portare qui Sophie. Sì, non voglio rovinarle la sorpresa. La sorpresa? Vuoi vederla? Sì. Ok. Vieni. Ho iniziato a lavorarci 2 anni fa, una cosa speciale per Sophie. Lei impazzisce per i cavalli. Oh, la adorerà di certo. Già, devo ancora rifinirla, dipingere le pareti. Brock mi aiuterà a installare le luci. L'hai intagliato tu il legno? Sì, ci ho messo un bel po'. Sei un vero artista, Sam. Grazie. Ecco perché non volevo che Sophie venisse qui. La stavo finendo e l'ho portata qui stamattina. È una cosa davvero speciale. Sophie ne sarà entusiasta. Se riuscirò a finirla prima di Natale, ci proverò. Lascia che ti dia una mano. Tu? Sì, io. Potrei ad esempio dipingere. Grazie, è carino da parte tua, ma non vorrei che ti sporcassi le mani. Fammi provare, sono abbastanza abile. Non dico che tu non sia capace. Ok, vuoi aiutare? Fa pure. Fantastico. Bene. Mettiamoci al lavoro. D'accordo. Allora, hai mai dipinto prima d'ora? Abbastanza, direi. Ho preso lezioni private da uno degli artisti più quotati di Bollen. Io intendevo con il rullo. Rullo, pennello. Quanto può essere diverso? Penso che lo scopriremo. Guarda, guarda che lavoro. Pareti luminose e perfette. Beh, è fantastico. Grazie. Oh, ti è rimasto un po' di... Oh. Lascia che ti pulisca. Ecco fatto. Sophie impazzirà per questi colori. Peccato che tu non possa restare. Mi piacerebbe moltissimo. Ho parlato con il mio assistente stamattina e stanno aspettando notizie dall'aeroporto. Assistente, eh? Deve essere bello. Non vedrai l'ora di partire. Credo di sì. Beh, non sembri molto felice. No, io lo sono. È solo che non ho tanta voglia di affrontare mio padre. Sai, dubito che lui sia molto contento del mio fuori programma. Già, da quello che mi hai detto immagino che non lo sia. Spero però che ne sia valsa la pena. È così. Ho davvero apprezzato questa nuova esperienza vacanziera. Fare un pupazzo di neve, restare a casa a cuocere i biscotti, addobbare un intero albero. Ma soprattutto io ho apprezzato il tempo passato con Sophie e Annie. E anche con te, nonostante le tue momentanee mancanze di buone maniere. Ok, sarò stato anche un po' scontroso, ma credo di essermi ripreso bene. Beh, questo è tutto da vedere. Allora credo che dovresti restare ancora un po'. Adesso però dobbiamo tenere d'occhio Sophie. Sì. Già. Non vedo l'ora di abitare di nuovo vicino a te. Anch'io. Potrei venire a strillare Anteo quando vorrai. Allora, notizie dall'aeroporto? Secondo Annie potrebbero volerci ancora 1 o 2 giorni. Oh no, è proprio fino a Natale. Infatti. Mi dispiacerebbe non partecipare alla cena di Natale. È un grande evento nella mia famiglia. Beh, se sarai qui potrei venire alla festa della vigilia. Sì, ci verrà tutta la città. Sophie me ne ha parlato. Sarà divertente. E io sono l'organizzatrice, quindi doppio divertimento. Sì, Sophie è molto felice di andarci. Vuole che anche Sam ci vada. Non credo che accadrà.
Si è rifiutato l'anno scorso e non mi è sembrato proprio entusiasta dell'idea quando ne ho parlato. Sì, lo so. Il fatto è che lei vuole fargli una sorpresa anziché chiederglielo. Sarebbe una bella cosa per loro. Lo penso anch'io. Ma puoi convincere Sam? Credo proprio di no. Sai una cosa? Forse può aiutarci Brock. Non preoccuparti, ho un'idea. Fammi parlare con Brock. Non posso credere che non porti Anteo a fare una passeggiata. L'ha fatto prima. Anteo si è guadagnato una pausa. Ah. Fortunatamente Sophie può venire qui a montare quando vuole. Amelia, ti piacciono i cavalli? Oh, io adoro i cavalli. Sai, a Bollen siamo famosi per questo. Li abbiamo anche sulla nostra bandiera. Wow. Wow. Monto da quando ero una bambina. Non lo dico per vantarmi, ma ho vinto anche qualche gara di salto in passato. Non ci credo. Papà non vuole che salti. Dice che è troppo pericoloso. Beh, può essere pericoloso. Mio padre non me lo ha permesso fino alla mia adolescenza. E credo si sia convinto solo perché mia madre adorava i cavalli. Ci vuole però un istruttore esperto che te lo insegni. Infatti mi piacerebbe molto fare l'istruttrice, anche se non so dove troverei il tempo. Che peccato che non puoi restare. Potresti insegnarmelo? Sì, anche a me. Ah, mi piacerebbe tanto. Niente mi farebbe più piacere. Puoi mostrarci qualche salto adesso? Sì, il percorso è già sistemato. Ah, non lo so. Ti prego, per cortesia. Beh, suppongo che se a Melanie non dispiace, potrei darvi una piccola dimostrazione. Non mi dispiace affatto. Andiamo a prendere ciò che serve. Wow, vai, Anteo! È stato molto bravo. È stato fantastico. Hai fatto. Anteo, sei stato eccezionale. Ragazze, non avrete nessun problema con un po' di pratica. Devo ammetterlo, è stato impressionante. Pensavi che la mia vita fosse volare con jet privati e sorseggiare il tè? Forse ci sono cose in cui sono brava che ti sorprenderebbero. Qualcuno ha fretta. A quanto pare Sophie vuole cercare i cavalli di Bollen su internet. E questa è una questione urgente. Non vieni? Solo un minuto prima di entrare in casa. Adoro queste luci. Non c'è niente di simile a casa mia. Le nostre decorazioni sono così grandiose, austere, belle, ma un po' fredde. Qui invece tutto è così caldo e accogliente. Anche le persone. Sam, guarda! Oh. E tu che cosa ci fai qui? Oh. Conosco questo cane. Quel gentile signore della fattoria è il suo proprietario. Tempesta, si chiama così. Per fortuna che l'hai visto. Non posso credere che mi abbia trovata. Sai, Tempesta è il motivo per cui mi sono fermata in questo posto. È il motivo per cui il mio aereo è decollato senza di me. Ho sentito il suo campanellino suonare da lontano e per qualche ragione ho avvertito il bisogno di seguirlo. Non so davvero perché. E poi ho incontrato te. Davvero? A causa di questo piccolino? Sì. È carino, non è vero? Sì, molto carino. Scommetto che il signor Harley sarà preoccupato. Ma credo abbiano chiuso le strade fino a casa sua in caso nevicasse. Forse potresti portarlo a casa per questa notte. Sophie impazzirebbe. Già. A lei piacerà. Oh. D'accordo. Andiamo. Oh. Abbiamo un cane! Non per molto tempo. Oh, guardatelo!
Che significa? È il cane di Fred Darley, Tempesta. Sì, lo abbiamo trovato vicino a casa. Sembra che volesse andare da Amelia. È la seconda volta che lo incontra. Lo riporterò domattina. No, non portarlo via. Ho sempre desiderato un cane. Mi dispiace, tesoro. Ha già una casa. Io mi assicuro che lei faccia il bagno. Tu assicurati che lo faccia lui. Ok, cara, andiamo. Puoi dormire nell'ingresso, piccolino. Non preoccuparti, ti aiuterò io. Grazie. Allora, hai un cane a casa? No, ne ho sempre voluto uno, ma mio padre non era molto d'accordo. Lui ama i gatti. Ah. Ne abbiamo due, Fiona e Mitander. Entrambi persiani bianchi puri. Sì, riesco a vederli. Li immagino con collari gioiello. Hai ragione. Veri? No, non veri, ovviamente. E quello cos'è? Questo. Mm-hmm. È un ciondolo. Apparteneva a mia madre. Credo che sia una delle ragioni del perché mio padre è iperprotettivo. Io sono tutta la sua famiglia. Un po' come te e Sophie. Io non sono iperprotettivo. Beh, forse un pochino. Ma non c'è niente di male. Dimostra quanto tu le voglia bene. Ok, l'acqua è pronta. È l'ora del bagnetto. Forza, piccolo. Lo chiedi tu? Sì, ce l'ho. Oh. Sicuro? Ok, sì. In acqua così. Oh. Oh. Ti ha mostrato chi comanda? Mm-hmm. Sì. Molto divertente. Sì, è vero, è divertente. Ma non lo sarà se mia madre vede quel cane che porta la schiuma per casa. Sarò io a dormire nell'ingresso. Sam Cutler. Oh, troppo tardi. Piace? Sì. Bene, buone notizie. Ho appena parlato con un addetto dell'aeroporto e a quanto pare l'ultimo fronte temporalesco dovrebbe spostarsi, quindi speriamo di svegliarci in una solata vigilia di Natale. Finalmente. E sembra che l'aeroporto possa riaprire domani. Davvero? Mm-hmm. E hanno anche detto di aver ricevuto notizie da Vollen su un volo di ritorno. Quindi sarò a casa in tempo per il Natale. Questa è una bellissima notizia. Ma perderai la festa della vigilia. Non puoi restare per quella. Oh, vorrei davvero tanto. Ma devo tornare a casa. Ho i miei obblighi familiari. Sono sicura che Amelia ricopra un ruolo molto importante nel suo paese. Ma ho davvero delle buone notizie sulla festa della vigilia. Davvero? Quali sono? Ho parlato con la madre di Libby e lei è d'accordo ad aiutarci a fare una sorpresa a tuo padre. Davvero? È fantastico! Speriamo che funzioni, ma nel frattempo terremo questo segreto tra di noi, ok? Va bene. Acqua in bocca. Va a prepararti per andare a letto. Ok. Da la buonanotte ad Amelia. Buonanotte, Amelia. Buonanotte. Spero che resterai più a lungo. Ci piace molto averti qui. Anche a papà piaci molto. Grazie. Ci vediamo domani. Altro sidro? No, grazie. Sophie sentirà la tua mancanza. La sentiremo tutti. Sei stata una vera benedizione questo Natale. E voi per me? Beh, è meglio che vada a letto anch'io. L'aeroporto mi ha messo il turno di mattina nel caso riapra prima. Certo. E se è così, il tuo aereo può tornare. Da quello che mi hanno detto, la tua famiglia non vede l'ora di riaverti. Lo so. E loro ti hanno anche chiamata Principessa Amelia. Buonanotte, cara. Crignera folta. Sì. Ho un cavallo.
cavallo Jasper con una criniera come questa. Davvero? Sì, e lui adora quando lo striglio. Lo monti spesso? Adesso non più, non trovo mai il tempo. Però lo facevo alla tua età. Hai molto talento, lo sai? Grazie, l'ho presa da papà. Disegna tutto quello che costruisce. Ho visto qualche suo lavoro a casa vostra. È una specie di artista. Davvero? Non vuole che la veda per ora. Vuole che sia una sorpresa. Mi manca tanto casa. Sta lavorando sodo per finirla. Che ne pensi se vado a prendere quello che ci occorre per fare le cornici di Natale? D'accordo, ma chiudi la porta così non vede disegni. Sarà fatto. Non mi ero accorta che eri qui. Scusa se ti ha spaventata. Cos'hai lì? Niente. Niente? Posso dare un'occhiata? No. Avanti, voglio... No, non puoi. Soltanto non un'occhiata, puoi, ti ho detto. Fammi vedere. No, Sam. È una sorpresa. Papà, è per Natale. Ok, scusa, tesoro, non lo sapevo. Allora penso che aspetterò. Ma non credo che nonna possa aspettare. Ha bisogno del tuo aiuto. Parlava di dolci al pan di zenzero. Oh, sì! Buonissimi! Andiamo, Tempesta! Ah. Grazie. Beh, sembra che il tempo sia migliorato. Forza, piccolo! È ora di tornare a casa. No, non portarlo via, papà! Tesoro, il signor Harley è stato felice di sapere che lo abbiamo trovato noi. Gli ho promesso di riportarlo oggi. Sì. Non possiamo tenerlo ancora per un po'. Mi dispiace, non possiamo. Ti dico una cosa, però. Quando ci trasferiremo a casa, magari, prendiamo un cane. Davvero? Certo. Ma prima devo finire la casa e mi sembra che anche tu abbia ancora molti dolci da finire. Già, li stiamo facendo per Natale, per Babbo Natale. Sì, vorrà qualcosa di dolce. Andiamo a vedere se è pronta l'ultima infornata, andiamo. Ok. Forza. Dunque, sembra proprio che l'aeroporto aprirà oggi. Significa che partirai? Sì, sì, sembra proprio di sì. Spero che verrai a salutarmi prima di partire. D'accordo. Bene, Tempesta. Torniamo a casa. Annie, posso parlare con te? Non sono io la persona con cui devi parlare. Sì, lo so. Penso che tu debba dire a Sam del tuo vero status. Ma non posso. Qualcuno deve farlo. È chiaro che prova qualcosa per te. Si sentirà tradito se scopre che io lo sapevo e non gli ho detto nulla. Ti prego, io non mi sento ancora pronta. Bene, lo farò io. Ma sarebbe meglio che lo facessi tu. Va bene. Dice che la casa è bellissima. Solo una settimana fa ci chiedevamo se l'avrebbe finita o no. Ma poi sei arrivata tu. Che cosa vuoi dire? Dai, lo sai bene. Ho visto come ti guardava ieri al maneggio. È innamorato. Non pensare che non abbia visto anche come lo guardavi tu. Come lo guardavo? In ogni caso, penso sia molto bello vederlo pronto a voltare pagina. Bene, qui abbiamo finito. Andiamo a prepararci. Oh. Ciao tesoro, come va? Cosa vuoi dire? Oh no. Senti, mi è venuta un'idea. Vieni qui a prendere Amelia. Lei può convincerlo. Scusami, era Brock. Ha detto che Sam ha un ripensamento.
Gli ho detto che proverai tu a convincerlo a venire. Ma io non so che cosa dirgli. Non preoccuparti, lui ti ascolterà. Ti prego, almeno puoi provarci. Per il bene di Sophie. Sì, d'accordo. Questa casa è incredibile. Grazie. Sei venuta a salutare? Non ancora, diciamo, ma presto. Ritornerai al jet set e alle feste di lusso, eh? Qualcosa del genere. Niente più vita ordinaria per te qui a Tucker? Confesso che non so se la definirei più ordinaria. Certo, sì, era così all'inizio. Ma adesso... mi sembra straordinaria. Ti sembra ancora straordinaria? Più che mai. Che succede? Sam, io... ecco, devo dirti una cosa importante. Ok. Riguarda la mia famiglia e riguarda me. Scusami. Sei con Amelia? Che succede? Melanie. Oh, io quasi dimenticavo. Lei aveva bisogno del mio aiuto per qualcosa al municipio. Al municipio? Probabilmente per la festa della vigilia. Sì, credi di potermi dare un passaggio? Sono già in ritardo. Non voglio farmi vedere vestito così alla festa della vigilia. Beh, su questo siamo d'accordo. Per fortuna devo tornare a casa a cambiarmi. Puoi darti una rinfrescata? Ti prego, Sam. Sì, va bene. Così ti do il passaggio. Meraviglioso. Avevo dimenticato quanto fosse importante questa festa. Dovrebbe essere qualcosa di speciale. Dai, entriamo. Sophie ci aspetta. Non credo di potercela fare. Sam, Sophie vuole farti una sorpresa. Siamo qui. È la vigilia di Natale. Non credo di farcela. Perché no? Due anni fa, alla vigilia di Natale, siamo venuti tutti alla festa. Mia madre ha portato Sophie a casa. Io e mia moglie siamo rimasti. Di ritorno a casa, ero stanco e ha guidato lei. Siamo finiti fuori strada. Sam, mi dispiace. Io non lo sapevo. Tranquilla, non ti preoccupare. Perché non vai avanti tu? Io sto bene, vorrei restare da solo per un po'. Sei sicuro? Sì, sono sicuro. Lo so che è una prova difficile per te, ma so che a Sophie piacerebbe che ci fossi anche tu alla festa. E anche a me. Comando, resta qui, non muoverti, d'accordo? Certo. Perfetto. Faremo presto. E quindi... bene, è ora di svegliare. Va bene. Sì. Vostra maestà, siamo arrivati. Davvero? Non so se sia vero. La festa è davvero bellissima. Papà, Amelia, siete venuti? Guardate chi è venuto, sono proprio contenta.
Adesso possiamo dare inizio alla festa. Beh, sei tu l'organizzatrice. Credo che sia il momento di fare il saluto e il brindisi. Mi aiuti tu, Amelia? Molto volentieri. Aspetta, pensavo avessi paura di parlare in pubblico. Di solito è così, ma adesso la mia vita è molto diversa da prima. Oh, sono così felice che tu sia venuto. Ok, andiamo, parla Melanie. Forza, avvicinatevi. Non abbiate paura. Oh, benvenuti amici e vicini alla 32esima festa della vigilia di Natale di Tucker. Di solito l'organizzatrice della festa fa il brindisi, ma quest'anno abbiamo un ospite molto speciale e l'ho invitata qui per tenere il discorso. Grazie, Melanie. Buona vigilia di Natale a tutti. Mi chiamo Amelia Arcelus e vengo dal paese di Vollen. E ho avuto il privilegio di trascorrere questi giorni nella vostra speciale cittadina. L'ospitalità che mi avete dimostrato è stata straordinaria. E voglio dire quanto siete fortunati a vivere in questo posto davvero incredibile. Vorrei soprattutto ringraziare Annie e Sam Cutler e l'adorabile figlia di Sam, Sophie, per avermi ospitata in questi giorni durante la tempesta. La gentilezza e la generosità che mi hanno dimostrato riflettono il vero spirito natalizio. Questo Natale è più santo che mai e abbracciamo questo spirito. Come mi ha detto Annie la prima sera qui, se non fosse stato per l'ospitalità e la generosità di una persona buona, non avremmo la storia del Natale che conosciamo oggi. Buon Natale! Buon Natale! Buon Natale! Buon Natale a tutti! È stata fantastica. Devo dire che mi hai stupito ancora una volta. Ti ringrazio. Ascolta, Sam, devo davvero dirti, Amelia, che io... Che stai facendo? Padre, io non vi aspettavo. Sam, lui è mio padre, Re Ellsworth Arcelus di Vollen. Re? Sì. Allora sei una principessa. Una vera principessa. Sì, ma sono sempre io, come vedi. Wow. Mi dispiace non avervelo detto. Vostra maestà, questa è la famiglia Cutler. Lui è Sam, Sophie e la madre di Sam, Annie. Sono stati molto gentili a ospitarmi. Felice di fare la vostra conoscenza. E vi ringrazio per esservi presi cura di mia figlia. Oh. Mia cara, dovremmo andare all'aeroporto e partire. Sì, padre. No, non potete partire ora. La festa è appena iniziata e tu sei l'ospite speciale. Anche voi, vostra maestà. Avete fatto tanta strada ed è la vigilia di Natale. Non potete restare ancora un po', almeno per un ballo. Va bene. Immagino che abbiamo il tempo per un ballo. Oh. Sam, mi dispiace molto. Ho provato a dirtelo prima, ma io non sapevo davvero come farlo. Volevo portarti qui per far felice Sophie. Ti prego, non arrabbiarti, è quasi Natale. Mi concede un ballo, principessa Amelia? Con piacere. Aspetta, sono autorizzato a toccare una principessa? Solo se sei invitato a farlo. Sei invitato? Così? Sì. Ok, d'accordo. Quindi questo significa che un giorno tu sarai una regina. Esatto. Ma io ti ho fatto fare il bagnetto a un cane. Mi sono offerta io. E hai tinteggiato la camera di Sophie. Mi è piaciuto tinteggiare la camera di Sophie. Io adoro Sophie, Sam. Vorrei davvero tanto... Lo so. Lo vorrei anch'io. Ma adesso dobbiamo accontentarci di questo. Grazie, Amelia. Grazie per avermi aiutato a regalare a Sophie il migliore Natale di sempre. Grazie per aver condiviso il Natale con me e di avermi aiutata a trovare me stessa.
Sono solo 40 minuti per Boston. L'ambasciatore è ansioso di vedervi. Hai sentito, Amelia? Ho una sorpresa per te. Passeremo la vigilia di Natale con l'ambasciatore di Vollen a Boston stasera. Solo per un'ora o due. Poi passeremo la notte all'Hotel Carlton e torneremo a casa in tempo per la cena di Natale. Capisco. Avanti, Amelia. Sarà piacevole. Non sei felice di partire dopo essere rimasta intrappolata in questa cittadina? Non ero in trappola. Per la prima volta nella mia vita mi sono sentita libera. Ti è piaciuto molto stare qui, non è vero? Sì, è così. Ho conosciuto una libertà che forse non potrò mai avere. E io... Sai... Ho sentito il tuo discorso. Davvero? È stato straordinario. Vedo qualcosa di cambiato in te. Sei molto sicura e eloquente, proprio come tua madre. Sono fiero di te. Non ho nessun dubbio delle tue abilità in qualunque cosa farai. Grazie tante, papà. Voglio solo che tu sia felice. È davvero quello che vuoi? Sì, naturalmente. Soprattutto a Natale. Dimmi solo come. Beh, c'è una cosa che mi renderebbe molto felice questo Natale. E anche quelli che verranno. Ecco, questa è da parte mia. Oh, grazie. Che tesoro. È un bellissimo disegno. Grazie. Hai fatto tu anche questa cornice? Con l'aiuto di Amelia. Beh, è assolutamente adorabile. Grazie. Wow. Aspetta. Anche questa è da parte mia. Un altro regalo. E dalla nonna. Lo ha comprato lei. Grazie, mamma. Oh, prego, tesoro. Però è stata Amelia a sceglierla. Vorrei che fosse qui. Sì, anch'io, ma... Vediamo. Davvero bella. Beh, sembra fantastica. Vediamo come mi sta. Che ne pensate? Bella. È elegante, veramente. Beh, io l'ho apprezzata molto, grazie. Oh. Oh. Chi potrebbe essere? Puoi andare tu? Che cos'è quello? È forse il mio regalo? Buon Natale, Sam. Buon Natale, Amelia. Vieni. Buon Natale a tutti voi. Amelia, sei tornata. Con un cucciolo. Oh, quanto è bello. Buon Natale, Sophie. È così carino. Grazie tante, Amelia. Ciao. Scusa tanto per il cane. Oh no, me ne farò una ragione. Amelia, oh, è così bello averti di nuovo con Buon noi. Natale, Annie. Dobbiamo sciogliere i fiocchi così i nostri desideri si avvereranno. Hai ragione. Anche se il mio si è già avverato. Allora andiamo a sciogliere i fiocchi sull'albero. Siete pronti? Sì. Uno, due, tre. Evviva! Bene, signore. Indossate i cappotti perché c'è un altro regalo da scartare che richiede una piccola passeggiata. Ok. Forza, andiamo. Va bene. Dopo di te. Ciao. Ciao. Buon Natale. Buon Natale. Ciao. Buon Natale. Buon Natale. Buon Natale. Buon Natale. Buon Natale. Buon Natale. D'accordo, Sophie. Apri l'ultimo regalo. Oh mio Dio. È bellissimo. Adesso vai in camera tua, quella è la vera sorpresa. Ok, ci vado subito. Oh, ma è incredibile. Ora la vede. È stupenda, guardate il letto. Te lo dicevo che lo avrebbe adorato. Sì, avevi ragione. Avevi ragione su molte cose.
Allora, e adesso, principessa? Beh, ecco, ho un aereo da prendere, una cena che mi aspetta e un altro brindisi da fare prima che il giorno finisca. Ma sono una principessa, dopo tutto, con un jet reale a mia disposizione. E pensavo che a Sophie potrebbe piacere molto venire al ballo reale di Capodanno a Bollen. Ma dovrà avere un accompagnatore. Grazie, Amelia, grazie, papà. Ti voglio bene, tesoro. Questo è il più bel Natale di sempre.